Ehi, la ciurma, io sono Mazzetes e ben ritrovati qui su Expeditions Viking. C'è un sacco di gente qua con cui possiamo parlare. Katie, cosa che dice? Ehi, come va? Sei estremamente rilassato. Sì, beh, ormai è fuori dalle nostre mani. O deciderai il nostro favore o quello di Skule. Non c'è nulla che possiamo fare. Cosa pensi che Skule stia pianificando? Rimango alla nostra teoria originale. Penso che stia provando a screditarci di fronte a Sigurd. Questa è la tua opinione. Non mi piace. Nessuno di noi vede il re se non una volta l'anno, quando veniamo insieme e lasciamo tutti i problemi a lui per risolverli. Non essere preoccupato, non importa quello che dipende oggi. Cioè, quello che succederà oggi, sarò con te. No, prima con Astrid. Buona fortuna. Sto tenendo un occhio per eventuali guai. Ci sono molte persone qui che hanno i colori di Skule. Non penso che pianifichi qualcosa con i compagni del re. Sei sicuro? Sì, hai ragione. Ma non voglio lasciare nulla al caso. Hai visto Redguard? No, e questo mi preoccupa. E se siamo sbagliati e se non vuole fare dei claim su Skjern? Beh, allora ha pianificato qualcos'altro, qualcosa ugualmente sbagliato o peggio. Non abbassare la tua guardia. Anche tu. Ragnar. Skule. Oh, parliamo con Alfdan. È bello vederti, Mazzetes. Le storie delle tue imprese oltre il mare sono passate. Sono viaggiate ovunque. Hai delle dispute da portare al re? No, non quest'anno, per fortuna. È stato un anno pacifico per me. Sono solo qui per stare informato. Sai che cosa dirà Skule a Sigurd? Io? Perché no? Non mi occupo di quelle cose. Skullcleaver e io non abbiamo molto di cui occuparci. Se dovesse esserci la guerra tra Yelling e Skjern, chi supporteresti? Guerra? Mio caro ragazzo, perché fai una questione del genere? Non posso neanche considerare una possibilità del genere. Il mio clan certamente non avrà le risorse per essere coinvolto in un conflitto del genere. Va bene. Tutti che si tirano indietro. Un ragazzo sta attaccando il tronco di un ramo. Con una spada di allenamento. Ehi, bella spada che hai. Grazie, mi sto allenando. Vuoi una persona con cui allenarti? Non posso allenarmi con nessuno, mio padre non lo permetterebbe, è il re. Ah, dovresti essere Ragnar. È vero, chi sei tu? Sono Mazzetes, Jarl di Orkneyjar e Thegn di Skjern. Hai una nave? Sì, si chiama Drekin. Quando crescerò vorrò essere un vichingo anch'io. Dove sei andato? Sono andato oltre il mare, ai regni di Northumbria e di Pictavia. Ci sono molti tesori là e le persone sono come noi? Hanno molto in comune con noi, ma hanno anche molte differenze. Quando sarò abbastanza grande costruirò una nave. Andrò là da solo per incontrarli. Ti auguro il meglio del fortuna. Ora ti lascio tornare al tuo allenamento. Buona fortuna anche a te, Thegn Mazzetes. Allora, proviamo a parlare con Ragnhild. Che non mi sembra una comunque molto. Ehi, Luxael! Quanto tempo è stato? Più di 6 mesi? Metà anno? Sei stato molto impegnato, sembra. Ho sentito molte storie di quello che hai fatto a Ribe. Sono sicura che non hai nulla da temere da Sigurd Ringre. Skule Skullcleaver ha sabotato i miei sforzi ogni passo. Anche se riuscissi a provarlo, non ti aiuterebbe. Il tuo clan è debole. Se i franchi dovessero invadere, dovremmo essere forti e uniti. Chi aiuterà in questa disputa?
Ah no, mi aiuterà in questa disputa. Non posso. Come Sigurd Ringer, cioè come rappresentante di Sigurd Ringer, non ho potere e ho poca influenza all'Althing. Posso comandare, cioè posso agire solo come comanda il mio re. Dov'è Skallagrim? L'ho mandato a Orkneyar per controllare le cose nella tua assenza. Non ti preoccupare, non si metterà nel tuo. Cioè, in mezzo ai piedi quando tornerai. E poi qua c'è Skule. Non so se c'è altro di cui dobbiamo occuparci, che ne so, un cairn nascosto. Non credo, in realtà ci sono delle medicine qua, no? Vabbè, chi se ne tanto i cairn. Proviamo a parlare con Skule, vediamo cosa ci dice. Qua non c'è Fredgaerd. Hey Loxel, Mazzetes, molto tempo che non ci vediamo. Ho visto molte di tue scarle comunque dall'ultima volta che siamo incontrati. Sì? Beh, sono un gruppo molto avventuroso, vanno sempre in giro per proteggere i miei interessi e servire il mio clan. Ti aspetti davvero che Sigurd Ringer ti regali Skjern? Ho le mie preoccupazioni per le cose, come hai condotto le cose e come tuo padre prima di te. Semplicemente questo. Solo io ho il diritto di governare Skjern. Lascia per la nostra udienza con chi? Con Re Sigurd. Vediamo. Ok, il consigliere del re ti presenta lui quando ti avvicini. Ah, sì, il figlio di Meginbjorn. Sei stato. Hai fatto cose molto interessanti, Ovest, no? Ho sentito cose interessanti. È un'ora di incontrarvi, Re Sigurd. Altrettanto, è bello finalmente mettere un volto a tutte queste storie. Sono stato informato che hai avuto una disputa con Skullcleaver. Un momento, per favore. Il re, facendo alla direzione di Skule, e Skullcleaver, si avvicina. No, mettiamo quellino. Mio re, un onore, come sempre. Tegne Mazzetes. Thegnskule. Per favore, spiega la tua richiesta a Thegnskule. Prima, lasciate che io dica che il mio claim è nato da una profonda preoccupazione per la sicurezza nella costa ovest e sulle rive di Skjern. Come sono sicuro che voi sappiate, nell'ultimo inverno Skjern è stata attaccata da dei raider da Vestfold, a nord. Thegn Mazzetes e i suoi uscarli sono riusciti a difendersi al pelo, ma hanno segnalato dei problemi molto importanti per la sicurezza della regione. Capisco, e cosa proponi di fare? Penso che Mazzetes non abbia abbastanza risorse o esperienza per presiedere a un punto così strategico accanto al fiordo. E per questo chiedo di avere controllo su Skjern e tutti i suoi territori per lo Yelling. Capisco che questo possa servire, sembrare una richiesta egoista, ma vi assicuro che sto mettendo l'interesse della nostra sicurezza comune. Non ha senso. Può qualcuno supportare il suo claim? Skule si gira e facendo a Halfdarnr per unirsi. Il tuo vicino sembra felice di arrivare. Di unirsi. Signore? Thegn Halfdarnr, supporti il claim di Thegn Skule su Skjern? Ti guarda con uno sguardo un po' colpevole. Sì, lo faccio. Thegn Skule è un leader forte e saggio. Skule
Sotto il suo regno Yelling ha prosperato. Vorremmo essere così sicuri con lui. Ci sentiremo molto sicuri con lui che si occupi della difesa del fiordo. Capisco. Thegri Mezzates, cos'è la tua opinione su questo? Ti consideri capace di difendere il fiordo? Andrei sulla seconda, perché il discorso militare non è il punto in cui siamo più forti. Fossa Besta, Skjern è uno dei territori più ricchi di tutto lo Jutland. Ho fatto molto di più di quello che di Thegn Skúle ha fatto con lo Yelling, con molto meno risorse. Riguardo meno della potenza militare, nessuno può disputare il beneficio del mio governo. Sì, molte storie mi hanno raggiunto, della grande e incredibile elevazione di Skjern a un centro commerciale che sta rivaleggiando Ribe. Come sei riuscito a far sì che accada? Grazie alle mie azioni sagge e ai commerci che abbiamo stabilito a Ovest, Vostra Maestà. Devi essere davvero un mercante molto saggio per riuscire da solo a portare così tanta ricchezza alla tua gente. E certamente questo parla in tuo favore e non hai semplicemente fatto bottino per te stesso. Mio re, la ricchezza di Skjern lo rende semplicemente un motivo in più per essere un target dei Raider. Non sono sicuro che sia vero. Skjern ora sembra molto più preziosa come un centro di commercio che come una vittima potenziale per un raid. Inoltre, se ci dovesse essere necessità di più manodopera, sono sicuro che molti mercenari saranno contenti di unirsi per queste ricchezze. Sì, Re Sigurd. Beh, devo dire che. Non so cosa dice, ma devo dire il vero. Penso che questa disputa possa essere risolta velocemente. Ritornate tra un'ora, allora farò il mio verdetto. Mi sa che la vinciamo noi. L'ora più intensa e più tesa di tutta la tua vita. Finalmente sei convocato dal re. Molti altri Thegn sono intorno per vedere che cosa succederà alla disputa più importante e temuta dell'anno. Ho sentito tutti i lati della disputa e ho parlato con tutti quelli che potessero essere capaci di portare parti importanti ad essa. Ho ruminato su tutte queste testimonianze e ho raggiunto finalmente un verdetto. Ho deciso di scegliere in favore di Mazzetes e Gimbjarnarson di Skjern. Visto quello che so delle azioni e dei meriti di Mazzetes, non vedo nessuna ragione di credere che possa essere incapace di proteggere i suoi territori. Ci sono applausi che si scatenano tutto intorno a te. Skule Skullcleaver fa un inchino ossequioso a Sigurd Hringr, ma come si alza, i suoi occhi hanno grande sdegno. Risponde il re, ma il sottointeso è davvero indirizzato a te. L'agente di Yelling accetterà la tua decisione, ma spero che non si rivelerà sbagliata nel futuro. Se ne va via. Però secondo me non è finita qua, eh. Io ho paura che Hredgaerda abbia una forza di invasione pronta. Ce l'hai fatta, oh, ma se adesso ce l'hai fatta. Gli dèi ci hanno favorito. È un peso davvero in meno dalle nostre spalle. Puoi dormire bene. Skule non ha nessun claim su di noi adesso. No, questa non è l'ultima volta che abbiamo sentito di Skule. Già, non è il volto che accetta con dignità la sconfitta.
Hai ragione, di sicuro troverà un altro modo per venire contro di noi. Dobbiamo prepararci per un attacco. Arriverà presto, segnami le mie parole. Infatti, mi sa che ci attacca. Di brutto anche. Facciamo la faccia una grande, facciamo una grande. Caricamento! Woo! 15 minuti di video in cui abbiamo praticamente solo parlato per l'halfling. Sono qui, i nemici alle mura. Sigurd aveva ragione, Hrodgaerda. Siamo preparati per questo, le nuove palizzate ci daranno un gran vantaggio. Fare con la terza. Ti stavamo aspettando, Hrodgaerda. È tempo che tu trovassi il coraggio per affrontarci in battaglia. Se pensi che il coraggio sia l'unica cosa che sia necessaria per una battaglia, sarà molto più facile di quello che mi aspettassi. Quindi, sai dov'è il mio fratello più grande? Ah no, sai dov'è tuo fratello più grande, Mazzetesse? L'avrei scommesso che ci c'entrava lui. Cosa gli hai fatto, serpente? So dove si trova. Ok, la mamma è molto preoccupata. Non ti preoccupare, è tranquillo. Più di questo, ha sperimentato alcune rivelazioni riguardo al suo posto nel mondo. Cosa gli hai fatto, Rutger? Da dov'è Rurik? Rurik è a Yelling con il mio Thegn. Ha deciso di prendere le sue responsabilità. E fare un claim sul suo diritto di nascita. Attacchiamo ora in suo nome. Vedi? È tutto perfettamente legale. Come figlio più vecchio di Meginn Yarson, Rurik è il vero re di vero governatore di Skjern. Non te ne andrai con questa. Non potrai fermare questo da succedere. Hai lasciato la tua gente indietro, così come ha fatto tuo padre. Tuo fratello pensava che il tuo clan meritasse un Thegn migliore. Ci avrei scommesso. Ah, in quanto turni arrivano altri tizi. Porca pupazzola, noi siamo qua. Ma io li farei avanzare comunque. Siamo tutti, tra l'altro. Semur, Ketil, Nefia, Asleif, Gunnar, Eidis, Sveina, io, Aife. Purtroppo abbiamo upgradato anche l'altra gente, perché qua avremo bisogno, mi sa, di tutti. Oh, vedo che loro hanno parecchi arcieri, non andrei allo scoperto, li aspetterei qua, se possibile. Ah, qua ci sono due trappole, tra l'altro. Seymour, mettiti qua dietro. Svein, Aife, no, Svala, spostati un attimo per mettere me qua. Ok. E farei interrupt, 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 anticipate opening, ah, ma mi sa che ci conviene vederlo nel prossimo episodio questo, eh? Questo combattimento.
Demoralize. Svola vai anche con un anticipate opening. Ah, non ce l'ha? Ok, ce l'ha. E niente. Nulla, detto questo io vi invito come al solito a lasciare un mi piace e un commento qua sotto e iscrivervi perché non l'avete già fatto. Io vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti.